male che il turismo, la cultura, lo sviluppo sono fatti, come abbiamo detto, estremamente positivi per tutto ciò che è l'economia circolare, l'economia legale, le brave persone. Dove c'è sviluppo si inserisce anche quello che magari vuole andarsi a fare il furto perché pensa che le casse di un ristorante sono più piene o piuttosto di un ente culturale, così come anche la criminalità. Perciò noi siamo una giunta che cerca di prevenire le cose. A me mica sfugge il tema, no, se ne parla tante volte nelle materie ambientali. E la mafia come è stata? Se ne parla pure in questi giorni nella cronaca nazionale. Come dire, non è che hanno un colore particolare, ma hanno dove va il denaro. Quindi noi dobbiamo stare attenti e stare vicini agli imprenditori onesti, come ha detto Nino Daniele, quelli che non pagano il racket e dicono sempre di no, come abbiamo fatto. E questo è il tema su cui bisogna lavorarci tutti quanti insieme. Poi, è chiaro, questa città, ti confermo quello che mi hai detto in questa domanda. Sapete che io giro molto Napoli e ci sono stati dei momenti in cui la domanda ricorrente, no, all'inizio proprio era di un certo tipo. A un certo punto la domanda ricorrente era lo stadio, sapete questa città come ama. Oggi la domanda ricorrente è la sicurezza, che è un compito del governo. Quindi noi sicuramente nella parte che diceva prima di Costanzo siamo impegnati, eccetera. Però quando si tratta poi di maggiore sicurezza, che non è un tema credo solo napoletano, No, perché da come assolutamente. sto parlando anche con i miei colleghi, anzi, voglio dire, Napoli tutto No, sommato, e questa è la assolutamente. gratitudine che io mi sento sempre di dare alle forze di polizia della nostra città, però sicuramente là, nel momento in cui una città ti porta come ieri a 1 a 3 milioni di abitanti, un paese se lo deve porre il tema. Noi possiamo reggere con le forze che non sono manco per 1 milione, perché noi oggi abbiamo le forze per 300.000 persone. Siamo 3 milioni con uno zero in più, avremmo bisogno di più poliziotti municipali, più autobus, più poliziotti, più carabinieri, più finanzieri. Questo è un investimento strategico in un paese. Se un paese ritiene che la sua principale ricchezza è la cultura, il paesaggio, la bellezza, dovrebbe investire su questo. E invece, se guardiamo anche negli ultimi mesi, questo a fatti non è ancora accaduto. Ci sono delle parole incoraggianti, il tavolo del governo, però sa, di parole ne abbiamo anche sentite, anche le famose più forze di polizia, no? Che il governo aveva più volte annunciato tramite il ministro dell'interno, io non le abbiamo viste se non forse in alcune circostanze, probabilmente le vedremo per le universiadi, ma non in quella costanza di cui abbiamo chiesto.